questa non sarà l'ennesima prova in cui faccio la spesa all'ennesimo supermercato con l'ennesima supercar, perché questa non è una supercar banale. E se sono qui è perché fuori un po' piove e quindi ciò presuppone una giornata radiosa insieme a lei, in cui cercherò di rispondere in questa giornata ad alcune domande che mi sono arrivate ultimamente. Una fra tutte: Andrea, ho ordinato l'MC20, ho fatto bene? Adesso te lo dico. Il momento storico è quello che conosciamo, ma nonostante tutto i Maserati sono riusciti a rispettare le mastodontiche aspettative che gli appassionati e la clientela nutrivano sulla MC20. Accorati desideri legati alla tradizione di un marchio che nel mondo è da sempre un riferimento per le sue sportive e le sue GT. Le fasi di collaudo a cui ho partecipato insieme a Motor One, i video li trovate ovviamente sul nostro canale YouTube, hanno chiarito quanto il progetto MC20 sia totalizzante su Viale Ciro Menotti, dove tutte le persone che ho incontrato, condividendo la loro esperienza, mi hanno sempre di più avvicinato a questa MC20, un'auto davvero speciale che ora finalmente sto guidando in veste definitiva e con l'abito giallo genio che davvero le sta d'incanto, al pari, almeno per me, al blu infinito. E proprio come potrebbe accadere a un cliente a caso nella sua quotidianità, prima ho guidato in città, poi in campagna e collina, con una puntatina in pista, d'accordo, ma ci arriverò, perché quello che mi preme sottolineare da subito è la godibilità di quest'auto. Estrema, ma anche estremamente affabile, e questo è un dualismo tremendamente complicato da realizzare, questione che cercherò di esemplificare con un paragone totalmente fuori luogo. Mettiamola così. Immaginate di trovarvi in uno stadio vuoto, davanti alla porta, senza il portiere, con solo la palla sul dischetto. E vi chiedono, adesso devi tirare una cannonata in porta. E voi, spavaldi, tirate con una potenza tale che Benji non l'avrebbe neanche vista. Andi! Poi gli stessi personaggi vi si avvicinano, dicono, orca, bravo! Però adesso me la tiri uguale uguale, forte e precisa, però con un po' di effetto e all'incrocio dei pali in alto a destra. E voi li guardate. Ah. Ok. Sarebbe stato più facile puntare solo sul tempo sul giro, con un'auto rigida, reattiva, scorbutica e velocissima. Ma la verità è che la MC20 è molto di più. Ovvero è esattamente quella cannonata a effetto all'incrocio dei pali. Il problema con alcune auto estreme lo conosciamo, che si tratti di vetture da track day o fuoristrada preparati o anche elettriche troppo elettriche, è che a volte queste macchine ti fanno passare la voglia di tirarle fuori dal garage se lì ci sono alternative più pratiche. Mentre qui, in questi chilometri a ritmo blando, non ho mai sentito la necessità di altro, perché lei mi ha fatto star bene anche andando relativamente piano, perché proprio piano 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 lei non riesce ad andarci. Quindi, se ora la vostra domanda è: ma si tratta di una sportiva usabile? La mia risposta è assolutamente sì. Certo, le dimensioni, la visibilità in ambiente urbano non sono il massimo, ma non si acquista un'auto del genere per questa ragione. Una MC20 la si sogna, la si vuole per come ti fa arrivare o come ti fa fuggire dalla città. #163425, un codice numerico che conoscete senza saperlo perché lo avete sentito poco fa. Trattasi della sequenza di accensione del V6 Nettuno, il motore che dona questo empatico carattere alla MC20. Sono 630 i cavalli disponibili a 7500 giri, la stessa potenza della MC12 stradale, tanto per non dimenticare. E soprattutto sono 730 i Nm di coppia tra i 3000 e i 5500 giri, ma sappiate che anche ben al di sotto dei 3000 giri la MC20 fa tanta strada e spinge fortissimo. E visto che le mappe del manettino le conosciamo bene, non vi stupite se su strada, come nel mio caso, in una giornata un po' uggiosa tra sole e pioggia, non c'è stato bisogno dei setup di guida più estremi per sentirsi tutt'uno con lei. Il bello è che anche in una strada di campagna così,
usando la mappa più tranquilla, la GT, quella che sto appunto utilizzando adesso, il suo carattere non viene annullato. Più che altro la MC20 risulta addestrata, ma tutti i contenuti sono sempre disponibili. La reattività c'è, soltanto lei vi comunica con un tono di voce con un volume un pochino più basso e siete voi che dovete imparare ad ascoltarla, ma lei è sempre lei. Il cambio di serie è un doppia frizione 3 mecha 8 rapporti di cui 6 di potenza e 2 di riposo. Una perfetta unione tra comfort e precisione ed è abbinato al differenziale autobloccante elettronico a variazione continua che monitora sempre il grip del retrotreno. Se poi su strada incontrate dei rallentatori, non c'è problema perché il lift on demand evita spiacevoli contatti all'anteriore, ma in generale le buche sono quasi inavvertibili, che ci crediate oppure no. Che siano secche o ondulazioni ad alta frequenza, la MC20 conferma il suo assetto proverbiale, che anche in sport vi stupirà. Certo, quest'ultima mappa è ideale per allegre scampagnate collinari, quindi l'assetto si deve irrigidire un pochino, anche se rimane la possibilità di ammorbidirlo in maniera indipendente. Poi il rollio è minore, con la MC20 che risulta quindi più piatta e reattiva, ma senza esagerare. Con motore cambio e sterzo che sono più predisposti ad essere aizzati, così come il differenziale autobloccante che al salire dei driving mode è più tirato e pronto a qualche sbavatura controllata, questione che diventa fondamentale in pista dove il feeling che ho raggiunto subito con questo genio di giallo mi ha fatto arrossire dall'emozione. E prima che me lo chiediate, questo è il suono di una MC20 di serie in modalità corsa mid, ogni tanto dico soft ma è mid, in seconda, ma tra poco conosceremo altri rapporti. No, non ho usato il launch control, e sapete perché? Mi sono dimenticato. Ero talmente preso da tutto quello che la MC20 mi stava dicendo che mi sono scordato di attivare lo sparo perfetto e automatizzato, che la fa scattare da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Ma il risultato sonoro grosso modo si è capito. Ormai sappiamo che la maleducazione coi motori turbo è rara in fatto di sound, ma va detto che i Maserati hanno comunque creato una voce adeguatamente cattiva per la MC20, che in pista, oltre al suono di scarico volendo, porta anche a far sbraitare le gomme. Ma sono urla di piacere, come quelle sulle montagne russe alla prima ripida discesa, più o meno. Lei tra questi cordoli si sente a casa. Oh. Wow. E la cosa più bella è che quando non la provocate in questo modo, tutto è preciso, un'amalgama di motore telaio fenomenale. Col Nettuno che trai, 3.000 e 8.000 giri è implacabile, ma è un implacabile con una brutalità gestibile che fa un gran bene al cronometro. Se volete la mia, solo la combo di assetto e sterzo vale l'acquisto. Sono monozigoti. Questi due componenti sono nati e cresciuti insieme. Davvero, lo sterzo ha un carico sempre perfetto, sia che volete giocare, e ho giocato fino a lock qui, ho giocato fino a lock! Con l'avantreno che comunque me lo stava comunicando, guarda che stai esagerando, sei entrato troppo forte, guarda, guarda, e però tutto è andato liscio, perché lei è una gran comunicatrice. Voce rigorosa, decisa, con un po' di accento modenese, ma insomma si fa capire. Una modenese che da ferma conquista per la purezza del suo stile, efficace ed equilibrato, bellissimo ma anche funzionale. Grazie al suo fondo piatto, effetto suolo, in aggiunta alle delicate ma studiatissime appendici aerodinamiche esterne, già a 200 all'ora la MC20 genera 100 kg di deportanza, senza l'utilizzo di vistosi alettoni. Questo bon ton poi lei lo ripropone anche dentro,
Una ergonomia perfetta, già apprezzabile salendo o scendendo dall'auto. Pochi ma ottimi comandi, con una infotelematica rapida e chiara, anche quando si parcheggia. Una supersportiva poliedrica, insomma, ma che davvero non tradisce nulla e nessuno della sua tradizione, ma dimostra che i Maserati si sono superati e rivoluzionati un'altra volta. E ora però devo rompere l'idillio perché la mia natura, quella umana, non si accontenta mai. E allora, fantasticando, penso a qualche centinaio di giri più in alto, che non ci sarebbe stato male. Così come un sound ancora più ribelle, ecco, quello un po' mi manca. Ma qualcosa mi dice che a entrambe queste caratteristiche si potrà porre rimedio molto facilmente con gli accessori giusti. Sul volante che assomiglia a quello della Giulia non rispondo nemmeno, perché mi piaceva prima e mi piace ora col tridente nel mezzo. E a dirla tutta è più genuino concentrarsi sulla splendida precisione che trasmette lo sterzo metro dopo metro piuttosto che sulla sua estetica. Un bacino al cordolo di traverso con la ruota posteriore sinistra. Tutto questo è meraviglioso. Questa euforia può essere vissuta staccando un assegno di circa 216.000 euro e la MC20, sì signori, li vale tutti. Certo, l'esemplare che sto guidando si avvicina più ai 290.000 euro di listino, ma si sa che gli accessori per le supercar supercostano in maniera assai sproporzionata alla realtà delle cose. Ma chi se la vuole mettere in garage accetta quasi sempre di buon grado i differenti pesi e le onerose misure di queste configurazioni. Quindi, se non fosse già abbastanza chiaro, a chi ha ordinato una MC20 o a chi lo sta per fare, io stringo la mano. Questa è una Maserati da prendere e mettere in garage, da usare, poi da rimettere in garage e da tenere, perché è solo termica per ora. È nata in un periodo difficile, ma è cresciuta già matura grazie all'impegno di tantissime persone che credono in lei, e io da modenese d'origine sono uno di loro. Ah, bentornata MC.